da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. La Cassa d'Avellino è un'emergenza sociale. Vanno sbloccati i finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica. In Campania avverte il segretario regionale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Antonio Giordano, ci sono 35.000 famiglie che hanno avanzato domanda per un alloggio pubblico, mentre sono 13.000 gli sfratti avviati per morosità in tutta la regione. Una polveriera, avverte Giordano, che stamane è relazionato al congresso regionale del SUNIA. Nella regione Campania il flusso dei finanziamenti all'edilizia pubblica è praticamente bloccato. Cioè, noi siamo una regione nella quale, oltre a non dare soldi all'edilizia pubblica, si sono addirittura sottratti, perché sono stati sottratti 650 milioni di euro al settore abitativo, mai restituiti. Per cui diciamo che tutto il programma della ricostruzione dei prefabbricati di Avellino, e non solo di Avellino, è sostanzialmente bloccato proprio per mancanza di fondi. Questo è uno dei temi centrali del nostro congresso. Infatti il nostro problema grosso è quello di far ripartire i finanziamenti per l'edilizia pubblica, anche perché diciamo che l'emergenza oltre ai prefabbricati riguarda centinaia di famiglie anche qui ad Avellino, perché quando si chiedono fitti, che per quanto agevolati vogliono essere, ma siamo nell'ordine di 600-700 euro al mese, una famiglia con uno stipendio di 1.300-1.400 euro al mese con due figli a carico difficilmente riesce praticamente a far fronte, e quindi sono sfratti per morosità che arrivano giorno per giorno. In Campania abbiamo circa 13.000 sfratti per morosità che si attiveranno nei prossimi mesi, quindi una vera e propria emergenza che si unisce a quelle emergenze che già sono sul territorio e che riguardano ad Avellino i prefabbricati, a Napoli riguardano i bassi che cedono ogni giorno, riguardano le case di edilizia pubblica realizzate negli anni 60 che ormai cadono a pezzi perché il cemento ormai si è consunto. Quindi diciamo che è una situazione che non fa stare allegri, e il nostro problema, e noi lo diremo in questo nostro congresso regionale, è proprio quello di far ripartire le politiche per l'edilizia abitative che purtroppo in Campania sono bloccate da anni.